Ciao a tutti e ben ritrovati. Se sei da solo a guardare questo video, vai a chiamare anche gli altri membri della tua famiglia. Sarebbe proprio bello poterlo guardare insieme anche la prima volta. Iniziamo oggi un'esperienza nuova, la fede in casa. Non significa fare del catechismo a casa, significa vivere dei piccoli, dei brevi momenti in cui sperimentare che Gesù vive là dove noi viviamo. Dei piccoli momenti dove condividere il dono grande della fede. A partire da oggi riceverete una volta alla settimana un video che potrà aiutarvi momento dopo momento a costruire il vostro momento di fede in casa. Iniziamo oggi con il primo appuntamento, ascoltiamo questa storia. Linda guardava il cielo blu dalla finestra della sua cameretta. In quel cielo lei ci si perdeva e la sua fantasia cominciava a volare lassù, in alto, tra le nuvole. Guardava in su e si sentiva leggera leggera, persa in un abbraccio forte forte. «Vorrei tanto arrivare fin su là», si diceva tante volte, e molte volte non riusciva nemmeno a finire i suoi compiti. Mamma e papà la vedevano distratta e le chiedevano: «Cosa succede? Cosa c'è lassù che ti piace tanto?» Lei rispondeva: «Sento che lassù c'è qualcosa per me». Loro la guardavano e sorridevano. Si ricordavano di una bella frase. «Abbiamo le nostre radici in cielo», aveva detto un grande santo. «Le faremo vivere il cielo in terra», si dissero. «Ma come?» A cena la mamma prese una bella tovaglia, blu come il cielo che Linda amava tanto, e apparecchiò la tavola. Accese un piccolo lumino, poi un altro e poi un altro, e la tovaglia divenne piena piena di piccoli puntini luminosi. Mise al centro una foto della loro famiglia. Era una foto proprio caruccia. Si abbracciavano tutti insieme, Linda, mamma e papà. E di fianco il diario che papà scriveva quando Linda era ancora nella pancia della mamma. Pieno zeppo di parole d'amore, alcune anche un po' sdolcinate in verità. Ma erano le parole di un papà che desiderava conoscere presto la sua piccola bambina. Quando arrivò Linda, la luce era spenta. Solo i lumini illuminavano i sorrisi di mamma e papà. Vide i lumini, vide la foto, vide il diario di papà. C'era tutto su quel tavolo. C'era un abbraccio, c'era il cielo. C'era l'amore in una stanza. Ecco, avete ascoltato questa storia, semplice ma nello stesso tempo anche tanto tanto profonda. Vi invito a fare lo stesso anche voi. Prendete il vostro altare di casa, che è la tavola dove ogni giorno mangiate, dove ogni giorno condividete la vita, e fate anche voi come questa bambina con i suoi genitori. Cercate proprio di creare quello spazio bello che vi permetta di sentirvi uniti. Lei ha usato alcuni elementi nella storia, voi potete ripetere gli stessi elementi o usarne anche degli altri. Una volta che l'avete creato, questo altare domestico, fate una bella foto e poi mandatela all'indirizzo email che troverete al termine di questo video. Vi permetterà così di ricevere il secondo video che vi aiuta in questo cammino per riscoprire la fede in casa. Visto che ci siete, potete anche concludere con un Padre Nostro, un Ave Maria, e chiedendo che il Signore vi accompagni. Ciao e alla settimana prossima!